Dopo 11 anni Maurizio Spina lascia la segreteria regionale Abruzzo-Molise della CISL. Spina, un pizzico di emozione ma anche la consapevolezza di aver tanto lavorato per l'Abruzzo e per il Molise. Sì, noi abbiamo delle regole, queste regole vanno rispettate, vale per me come varrà per gli altri, non spostare uno stesso incarico fino a una certa età e per un numero dei mandati. Lascio con qualche preoccupazione per l'attuale fase che sta vivendo le nostre due regioni, l'economia ancora in troppo leggera ripresa, gli effetti sul versante occupazionale sono ancora inadeguati, abbiamo in piedi risorse importanti, sia quelle comunitarie che quelle nazionali del master plan del fondo di coesione. Abbiamo delle intese sia in Abruzzo che in Molise perché queste risorse vengono spese su progetti con celerità. Noi abbiamo la possibilità non solo di rilanciare il settore dell'edilizia ma anche di infrastrutturare meglio le due regioni. E in Abruzzo abbiamo il grande tema del terremoto, speriamo che il buon Dio ci preservi da ulteriori interventi, però ci preoccupa perché non è sufficiente soltanto aver avuto i decreti sul terremoto per iniziare a ricostruire. Il problema è che tutta l'Italia centrale andrebbe messa in sicurezza. Un altro tema importante riguarda le aree di crisi. Finalmente si stanno definendo gli strumenti anche operativi. Le imprese che vogliono investire nelle nuove realtà, sia nell'area di crisi complessa del Molise che in quella dell'Abruzzo e della Val Vibrata, sono numerose. Se questi saranno portati avanti con intelligenza e con impegno e nei tempi dovuti, l'Abruzzo e il Molise potranno consolidare la ripresa, sperando che però anche l'Europa ci aiuti a uscire complessivamente dalle difficoltà.